Questa puntata di Muoio di Calcio è offerta da Juventus Channel. Sei un appassionato dei colori bianconeri? Su Telegram c'è un canale pieno di news in tempo reale sulla Juventus. Potrai ricevere approfondimenti sui giocatori, notizie di mercato e molto altro. Devi solo digitare Juventus Channel nelle ricerche dell'app e cliccare Unisciti al canale. È tutto gratuito. Trovi anche il link nella descrizione della puntata. Che aspetti? Juventus Channel. Juventus Channel. Solo su Telegram. Ciao, sono Bruno Gatto. Welcome to Muoio di Calcio, il podcast dedicato al mondo del pallone. Ogni lunedì parlo di un fuoriclasse del football, ripercorreremo la sua carriera, i momenti salienti, scopriremo aneddoti. Stai morendo di calcio? Perfetto, anch'io. Benvenuto. Colonna portante e bandiera del Milan per 24 anni sul campo, figlio d'arte. Debutta in Serie A il 20 gennaio 1985 a 16 anni contro l'Udinese. Ha dimostrato di non essere un raccomandato grazie alle sue qualità dentro e fuori dal campo. Un difensore straordinario e corretto. È stato un abile marcatore, forte di testa e in fase di spinta e con due ottimi piedi. Considerato uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Parla il suo palmarès, 7 scudetti, 5 coppe dei campioni, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 3 Supercoppe europee, 3 coppe intercontinentali. No, basta, finito. E se non bastassero i trofei, ci ha pensato Fabio Capello a descriverlo con poche parole. Maldini è semplicemente il miglior difensore del mondo. C'erano una volta e ci sono ancora le bandiere nel variopinto mondo del calcio. Quei giocatori che hanno scelto di legare la propria carriera e la propria immagine a una sola squadra, riuscendovi. Sono bandiere quei professionisti che resistono al richiamo del denaro e della gloria esercitato da club prestigiosi. È bandiera colui che prosegue il cammino intrapreso con chi l'ha fatto crescere e diventare un campione. Paolo Maldini è una delle bandiere più leggendarie della storia del calcio. Leao viene via bene, l'allargo giusto per Kalulu. Kalulu, il cross, il colpo di testa, il gol del Milan! Ha segnato Daniel Maldini! La saga continua, la grande dinastia, Paolo! La grande dinastia! Ultimo gol di un Maldini in trasferta! Lazio-Milan 1-1, ottobre 2002! Ultimo gol di un Maldini in casa a San Siro, marzo 2008, Milan Atalanta. Mi è sembrato il gol di Como Paolo. E il 25 settembre 2021 e questa rete chiude e continua un meraviglioso cerchio. Il gol di Daniel Maldini, figlio di Paolo, è un meraviglioso simbolo di come la famiglia Maldini e i colori rosso-neri siano una sola cosa. L'immagine più bella che posso solo descrivervi a voce è la felicità di Paolo, nonché padre e direttore sportivo, che in tribuna esulta come se avesse segnato lui. Ma torniamo indietro di molti anni. E atterriamo nel 1985, quando un sedicenne Paolo Maldini faceva il suo esordio con i colori rossoneri contro l'Udinese. L'allora mister Nils Lidholm, credo di non entrare mai più in Svezia per questa pronuncia, era l'allenatore giusto per lanciare il grande talento di Maldini Junior. Ma è nella stagione successiva che Paolo Maldini diventa padrone della fascia sinistra del Milan. Schierato da terzino sinistro, riesce a dar sfogo a tutte le sue qualità tecniche e fisiche. È un buon inizio di carriera quello di Paolo, che nel 1987 realizza il primo gol dei suoi 29 in Serie A, in Como Milan 0-1. Questo attaccava il primo palo, questo il secondo, questo veniva dietro, formando sempre, vedete cosa si formano? Sempre dei triangoli. E questo creava problemi alla squadra avversaria, però erano importanti molto i tempi. È ancora il 1987 quando, in estate, sulla panchina rossonera, arriva una delle figure che cambierà per sempre la visione del calcio, un rivoluzionario.
Arrigo Sacchi. Rappresenta una nuova era per il Milan e per Maldini che, grazie all'arrivo del tecnico e delle sue moderne idee di calcio, comincia ad arricchire la sua bacheca di trofei. Alla prima stagione è subito scudetto e, dopo alcuni scetticismi iniziali, grazie anche a un supporto non indifferente del presidente Berlusconi, Sacchi diventa il simbolo di quella squadra. Scriverà la storia nella stagione successiva, dominando la Coppa dei Campioni vinta al Camp Nou contro la Steaua. Due grandi titoli per Maldini in soli 2 anni con Arrigo in panchina. Ma Paolo non è solo il più giovane della rosa. È uno dei titolari inamovibili di una linea difensiva che ancora oggi, a sentirne i nomi, vengono i brividi. It's a miracle. Maldini, Tassotti, Baresi, Costa Curta. Maldini, Tassotti, Baresi, Costa Curta. Maldini, Tassotti, Baresi, Costa Curta. Il Milan di quegli anni è una squadra forte, stellare, temuta da tutta l'Europa e da tutto il mondo, visto che da campione d'Europa trionferà in Supercoppa e in Coppa Intercontinentale, regalando a Maldini successi di grande valore storico. Vince anche per la prima volta nella sua storia consecutivamente la Coppa dei Campioni, riconfermandosi campione nel 1990. Nonostante tutto, l'era Sacchi finisce e inizia quella di Fabio Capello. Maldini continua a tenere un profilo alto nelle sue prestazioni e a contribuire alla vittoria dello scudetto del 1992. E dopo una finale persa nello stesso anno contro il Marsiglia in Champions League, Paolo segna il suo primo gol in questa competizione contro lo Slovan Bratislava. Nella vita di un calciatore possono succedere molteplici eventi: cambi di allenatore, infortuni, contestazioni della stampa, adattamento a nuovi ruoli. Paolo infatti possiede un calcetto con una linea difensiva con tutti i modellini che indossano la maglia numero 3. È un grande simbolo per la sua carriera, in quanto ha ricoperto tutti e 4 i classici ruoli della difesa. È infatti nella finale di Champions ad Atene contro il Barça che Capello schiera Maldini al centro della difesa per necessità, vista l'assenza di Baresi e Costa Curta. Esperimento riuscito alla grande. Il Milan batterà i Blaugrana per 4-0 e Maldini giocherà una gara eccellente. Sono gli anni della piena maturità calcistica. Maldini conquista il titolo di giocatore dell'anno nella rivista World Soccer e si classifica terzo nella graduatoria del Pallone d'Oro, ovviamente primo tra i difensori dell'intero pianeta. Seguiranno però annate difficili per i rossoneri e per Paolo, che vedranno l'addio di Capello, il ritorno di Sacchi e 2 campionati chiusi all'11° e al 10° posto. Ma tutti passiamo dei momenti difficili nel viaggio della vita. Soprattutto in una carriera così difficile, l'ostacolo è sempre dietro l'angolo. Ma è storia che dopo la tempesta c'è sempre il sole. E così, dopo il ritiro di Baresi dal calcio, Paolo diventa capitano delle compagini rossonere e, con grande affetto e stima per Franco, dichiara di ricevere un impiego di grande responsabilità, visto il cambio generazionale del Milan e l'arrivo di nuovi giocatori. Nonostante gli anni difficili, Zaccheroni riporta lo scudetto nella Milano rossonera nel 1999, ma è una parentesi anch'essa vincente, ma non gloriosa come gli anni passati. Si chiude così un millennio e ne inizia uno nuovo. Sono gli anni 2000. E sulla panchina del Milan arriva Carlo Ancelotti. Maldini viene impiegato al centro della difesa in coppia con Alessandro Nesta. Ne ho acquisto. Sarà una scelta azzeccata e soprattutto vincente. Shevchenko, tiro ed è rete! 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 Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa. Old Trafford, Manchester, il 28 maggio 2003, a 40 anni esatti dal giorno in cui proprio suo padre, Cesare Maldini, alzò la coppa al cielo, Paolo lo fece per la prima volta da capitano del Milan, aggiungendo così un'altra Champions alla sua bacheca. Comincia un ciclo glorioso e nell'anno successivo Maldini, fresco di vittoria dello scudetto, viene inserito al posto 10 di una classifica riguardante i migliori calciatori degli ultimi 50 anni. È il secondo italiano dietro il leggendario Dino Zoff. Come on, girl. Tutto il mondo collegato con Istanbul per questa finale. Parte Pirlo, basso, al volo, rete! Rete, il Milan è in vantaggio! Maldini!
il gol ancora oggi più veloce della Champions League. Ma nonostante tutto, ricordiamo ancora quella storica partita. Dopo un primo tempo dominato con un sontuoso 3-0, è ancora un mistero ciò che accadde. Il Milan si fece recuperare e battere addirittura i supplementari. È una di quelle notti che ti frullano in testa per mesi e provate a immaginare i sentimenti di Maldini in quelle notti di insonnia. Ma la storia è un ciclo, si ripete, e così nel 2007 la vendetta è servita. È ancora finale, è ancora Milan-Liverpool, ma stavolta sarà la squadra rossonera ad alzare al cielo la Champions e ancora una volta saranno le mani di Paolo a farlo. Il leggendario Paolo Maldini raggiungerà quota 1000 partite da professionista e dopo la finale di Atene diventerà l'unico calciatore ad aver disputato 8 finali di Champions League. Il 30 marzo del 2008 sigla il suo ultimo gol da calciatore contro l'Atalanta. Il 16 maggio del 2009 disputa la partita numero 900 della sua carriera in rossonero e caso vuole che lo stadio è proprio il Friuli di Udine, campo del suo esordio in maglia rossonera. In quell'anno Maldini dirà addio al calcio giocato e il Milan ritirerà la maglia numero 3 in onore di una carriera straordinaria, che proseguirà con il ruolo di dirigente. Ruolo attualmente ricoperto all'interno del Milan. Paolo è una figura molto importante all'interno della società rossonera. Qualcuno di voi si ricorderà di una piccola contestazione all'interno della cerimonia di addio a Maldini. I dissidi tra Maldini e gli ultras sono poi culminati nella partita d'addio al calcio del capitano rossonero. In questa occasione, un gruppo di tifosi ha contestato Maldini con due striscioni e invocato con coro il nome di Franco Baresi. Dopo quella protesta, Maldini commentò così: «Non è stato un momento facile ed è stato tra l'altro inaspettato. C'erano 70.000 spettatori quel giorno, ma ricordiamo solo quella piccola frangia di tifosi. Sono una persona pensante. Ho detto le cose come stavano. Con il tempo ho capito che quello è stato un successo, perché ha marcato una linea ancora più grossa tra me e quel tipo di calcio. Non penso che sia quello il futuro dello sport». Paolo Maldini è sicuramente una grandissima leggenda del calcio italiano e mondiale. Anche questa puntata è giunta al termine. Io sono Bruno Gatto e questo è Muoio di Calcio. Se ti è piaciuto l'episodio, lascia una recensione o più che altro iscriviti al podcast. Potresti anche aggiungere Muoio di Calcio su Instagram, ma quante cose ti sto chiedendo? Vabbè. Viva il calcio! Ci vediamo la prossima settimana.